La concertazione. Ecco, un po' di musica fa bene, lo sai. Capito? Ci vuole un po' di musica. Ognuno fa come vuole, quando vuole, o perlomeno faceva, non, ma credo anche ora facciano un po' così, ecco. Ecco, poi un'altra piccola nota di colore sempre su come la visione di come vanno le cose. A Lucca negli anni 30 fu fatta una scuola che era la scuola di meccanica aerea. In pratica si allestivano aerei, cioè si avviavano i ragazzi alla professione di meccanico aereo. Uno dice, scusa, mi si è rotto lo Spitfire, mi dai un'occhiata? Ecco, l'istituto Carlo del Prete, no? Ecco, oggi mio figlio frequenta quello che sarebbe, diciamo, l'istituto professionale, che per diventare odontotecnici l'hanno accorpata all'istituto professionale, che c'entra, non lo so. Vabbè, ecco, allora, al tempo, devi sapere che questi ragazzi di 14-15 anni costruirono un idrovolante e due avianti. Ragazzi insieme ai professori costruirono questi velivoli funzionanti, ecco, negli anni 30. Oggi, dopo 70 anni, stamattina sono a fare quelle cretinate delle prove in Valsi, che io ho provato a leggerle, il Signore ci salvi da queste cose. Non so di cosa tu stia parlando. Ecco, è un esamino di crocette, di cose, ci sono delle domande, Tony, ho provato a guardarle, dico... Tutto questo per dire, una volta questi ragazzi trovavano soddisfazione nel costruire, nel fare, anche quelli meno abili, almeno vedevano quelli più abili lavorare, qualcosa imparavano anche loro, e invece stamattina sono tutti, ognuno isolati nel proprio banchino con questi fogli davanti, cosa ci levano, non lo so, perdonatemi questa. Lo sai, però noi rischiamo di passare per quelli, si stava meglio quando si stava peggio. No, ma non lo so, io dico, questi ragazzi nella loro solitudine, con questi fogli davanti a far crocette... Vuoi mettere e costruire un bel idrovolante? No, sì, io sono perfettamente d'accordo con te. Una pompa per tirare sull'acqua. Oh, che uno poi le inventa, le porta in Africa e no, risolve un po' di problemi, no? Qualcosa, di fare qualcosa, invece le crocette, niente. C'era una domanda, ora non lo so rimettere insieme, che no. È chiuso il libro, via. Ecco. Diamo qualcosa a questi ragazzi in cui credere, ma di tangibile, non di fogli. Vabbè. Bene. Grazie Gino, oggi te ce l'avevi caldo, eh? Queste sei soddisfatto. Poi, quattro volte per fare le fognature e poi è mica pronto, eh? No? Vabbè. Vabbè. Io non ci torno a Lucca, ciao. Allora, chiariamo una cosa, questo non è un telefono aperto in cui... Non è una radio, la gente l'ascolta, si sintonizza per sentire anche qualche pezzettino, per sentire gli affaracci vostri. Ascolta un pochino, invece di chiacchierare, sta un po' zittino. Come sta un po' zittino? Allora, innanzitutto oggi si è fatto una gaffe, perché oggi è Sanzanovi, è il patrono di... Dove c'era la radio prima? Sanzanovi, sì, ma Sanzanovi è stato vescovo di Firenze, lo sai, sì. No? No. Lo sai, è cresciuto dal quarto al quinto secolo. Lui è stato È cresciuto dal quarto al quinto secolo, è diventato grande nel settimo. È santo, ha fatto miracoli a lui, mi ha discorsi. Poi insieme a Sant'Antonino, l'unico riconosciuto a Firenze, dall'arciodiocesi. Invece io ora sono qui a contemplare il vento e gli uccelli sui vincoli. Bello, ho sentito i ranocchi in amore. Senti, sono un amore. C'è il ranocchi in amore anche ai vincoli. Ma veramente io non sento nulla. Aspetta. Mi sono sordo e sento io, figura. Rasco dentro. Sentiti, l'ho sentiti. Senti, eccoli. E
da cosa si sente che sono un amore? Tu lo senti, c'è la, il maschio e la femmina. No. Uno fa... Perché il maschio ha la voce un po' più... e la femmina... Aspetta, ma vicino. Che sono gelosi, non vogliono essere guardati. Direi, scusa, uno viene in camera. No? Zitto, zitto. No, c'è delle bestie che vogliono essere guardate mentre fanno l'amore. Aspetta, perché sto girando un documentario qui sull'Angelo del Vincone. Ecco, vedi? Che dai? Direi, scusa. Zitto, zitto, zitto. Aspetta. E chi sono? Ecco. Questo è il maschio. Vai. Ecco. Ci parli. Ci parli, ci parli. Zitto. Ecco, ecco. E ti dici, oh, che tu fai stasera? Era sembrato di sentire che tu fai stasera, il telefono gli ha chiesto. Che si fa nulla, vedi? Che poi c'hanno i gamboni lunghi dietro. E poi gli ha detto si fa quattro sarti. Le periferie, eh? Le periferie. Però devo dire, no, a parte questo, devo dire, c'è delle cose che uniscono le periferie. Questo altro, sì. Per esempio, i Granocchi non sono uguali a quelli di Brozzi. Perché quelli di Brozzi avevano un canto tutto particolare. Tipo? Sì, lì c'era proprio dei gorgheggi, c'era come si dice, dei discorsi facevano. No, sembrava da essere ai coso, sì, ai, sì. Cineforum, ai dibattito, parlavano, perché poi saltavano addosso, poi c'era Triangoli, c'era di tutto, capito? Poi. Capito? Però non sono tutti uguali, quello è vero. Sì. C'è delle analogie, ma non sono uguali le periferie, capito? Ed è questa la differenza che c'è tra le periferie e il centro. I centri sono tutti uguali. Ma tu li mangiavi i ranocchi? Buonissimi, un uovo. Ma tu... Lo sapevo. Il mio nonno mi spiegò, dice, se tu non impari a tagliare la testa ai ranocchi, non sei... Mamma mia, e poi sono come Tyson, non hanno il collo i ranocchi. Ma prima di tutto vanno messi a spurgare. Allora, aspetta, no. Vanno spurgati. No. Poi si metteva la spurgo. Ma erano altri tempi. Con il tritello, capito il tritello? Tritello? Tu sai che è il tritello. No. Si mettevano nel corbello, questi ranocchi, con l'erba medica e il tritello. E allora loro si spurgavano, capito? Come, okay. Come le chiocciole vanno spurgate. Sì, le chiocciole sì. Ma uguale, ma... Ho capito, va bene. Allora, poi gli tagli la testa. Eccoci. Friggi. La Bibe era famoso. Galvani a quei tempi, sai, cioè, sì, Galvani, sì, quello della Fina. Appunto, capito? Tagliai la testa e via. Dei gatti tutti intorno a mangiare le teste di ranocchi. Mamma mia. C'hanno poco sangue, però, non fa tanto, non fa tanto spesso. Non c'hanno tanto sangue. Sono anfibi. Sì, sono esattamente anfibi. Comunque belli il Vincone, perché ancora non hanno tagliato l'erba, è alta più di 70 centimetri, sì. Ci passino in mezzo. Ma in tutta Firenze non hanno tagliato l'erba. Bisogna stare attenti a Purasacchi, perché ora Buba ne busca, perché lui c'ha il vizio di correre in mezzo all'erba. Beh. Ha detto, passa di il testone, capito? E allora, che ti volevo dire? Volevo chiederti che il racconto, c'è un termine dei 30 di maggio, però sono 20 cartelle, mi sembra. Sì, te le do io una cartella a te. E di 20.000 battute, mai. 20.000 battute. Battute, sai che tipo di battuta? Sì, sì. No, in termini di scrittori. Sì, capito? Lo so. Appunto, ecco. 20.000 parole. Ecco, no, parole. Sono battute. Può essere battute. Anche la virgola, può essere anche lo spazio, compreso lo spazio. Può essere anche punto e virgola, oppure la parentesi. Batti 20.000 volte. Ha visto? Ha scritto nulla? Sì. No, non ho scritto. Ma te in che periferia tu sei cresciuto? No, io sono cresciuto in Santo Spirito. Fiorentino, nato. Fiorentino. Santo Spirito. Io sono downtown, capito? Sono molto downtown, capito? Sì. Vabbè. Che come sei downtown con il downtown. No, non lo voglio mettere. Non lo voglio mettere. Si è parlato più noi e voi. Voi tutti per Benino, tutti buoni, tutti per Benino. Non sei pativo davvero come bestie. Lo so, che ci vuoi fare? Allora, ci faranno santi fra qualche secolo. Fra qualche secolo. Vabbè. Allora basta, i ranocchi l'abbiamo sentito. Oggi è Sant'Anovi, il patrono di Sandici. Bene, ranocchi e ranocchia. Fanno all'amore, dormiamo in te. Come sogniamo in me?